con il professor Pierangelo Isernia dell'Istituto Sallustio Bandini. Oggi siamo qui per un progetto molto importante che vale la pena assolutamente conoscere, no professore? Non è detto che un professore universitario sia in grado di capire meglio di altri quello che sta succedendo, perché chiaramente siamo in una situazione di guerra, però cercherò di illustrare ai ragazzi come si è arrivati a questa situazione e alcuni segnaposti di dove guardare per cercare di capire meglio dove potremmo andare a finire. Ecco, quanto serve conoscere il passato in una situazione come questa? Allora, aiuta molto, perché chiaramente spiega o aiuta a spiegare le motivazioni degli attori, da un lato, e dall'altro, aiuta a spiegare i vincoli nei quali questi attori sono, devono fronteggiare, e aiuta anche perché, se possibile, si cerca di evitare gli errori del passato, facendone ovviamente di nuovi, come ha detto qualcuno. Ecco, l'evento di oggi cosa potrà dare ai ragazzi delle scuole? Ma io mi auguro che dia un po' di informazione e di curiosità. In questo momento abbiamo bisogno soprattutto di capire, e se questo può aiutare i ragazzi a capire di più e meglio quello che sta succedendo, sarei contento. Ecco, un messaggio da veicolare non solo ai ragazzi, ma anche alle persone più adulte, che comunque non sono esenti dalle responsabilità. Ognuno di noi oggi ha una responsabilità in questa situazione. Sì, più grandi o più piccole. Allora, è inutile fare, come dire, appelli o richieste su cose grandi. Possiamo impegnarci probabilmente ciascuno nel nostro piccolo in almeno due direzioni. Una è la direzione pratica della solidarietà nei confronti, ovviamente, dei cittadini ucraini, e in generale direi l'esperienza ucraina mostra che l'accoglienza è importante in molte altre circostanze, perché ci sono anche altre crisi in giro per il mondo. E dall'altro lato l'esigenza di informarsi, di essere curiosi e di essere sempre un pochino sospettosi di quello che leggiamo e ascoltiamo, critici, ecco, un atteggiamento critico. I dati della Caritas non sono stati brillanti, perché la povertà anche nei nostri territori è indubbiamente forte e importante, però in questo momento, di fronte a quello, ai drammi che stiamo vedendo in Ucraina, e vorrei ricordare anche le altre guerre, perché anche in Siria siamo in piena guerra, veramente la preoccupazione stringe il cuore. Proprio per questo ci sono dei progetti ad hoc per l'Ucraina, che consistono in una raccolta fondi specifica che viene fatta per i centri d'accoglienza di Don Orione, che sono sia in Ucraina, sia in Polonia che in Romania, che accolgono donne e minori e persone portatrici di handicap, ma anche per l'accoglienza futura che daremo a profughi che arriveranno, presumo, portati da Caritas Italiana. Perché quello che ci è stato raccontato, quella che è la vita nei campi profughi al confine, è veramente una situazione drammatica. In quei campi le persone più fragili, parlo di persone anziane, parlo di donne, parlo di minori, veramente non ce la fanno più ad andare avanti. E quindi è estremamente necessario e importante che queste persone vengano portate in Italia. Per questo, oltre all'accoglienza diffusa nelle famiglie, che stiamo già facendo, anche se molti trovano la sistemazione in modo automatico loro, perché hanno dei punti di riferimento, come diocesi abbiamo predisposto dei punti di accoglienza ben precisi, dove se arriveranno questi gruppi potremo accoglierli e provvedere in tutto e per tutto a quello di cui c'è bisogno. Ecco, qui dietro abbiamo dei ragazzi di una classe del Bandini, ma tutti i ragazzi comunque sono coinvolti. Quanto è importante che loro conoscano questa situazione e quanto è importante veicolare il messaggio corretto? I ragazzi è importante che lo conoscono, perché loro devono pretendere la pace da noi adulti, la devono pretendere perché la pace gli garantisce un futuro. Loro non possono avere futuro in una Europa che fa la guerra, non so se mi spiego, no? Quindi devono lavorare, la devono pretendere e devono lavorare. Si devono impegnare,
perché ogni singolo gesto è un gesto che costruisce pace. Non è vero che è inutile, tutto diventa importante in questo momento. L'accogliere il ragazzo che sappiamo essere venuto a vivere nella famiglia accanto a noi, l'invitarlo fuori a cena, il raccogliere un po' di cibo o di materiale sanitario da inviare, l'essere comunità, il cercare di costruire una comunità dove chi arriverà si potrà inserire senza difficoltà. Questo vale per gli ucraini, ma vale anche per le altre persone. Caritas da sempre accoglie chi arriva e bussa, perché abbiamo diritto alla mobilità, non solo nei momenti di guerra, ma c'è un diritto a spostarsi, c'è un diritto alla vita, c'è un diritto alla salute. Tutti questi diritti li ha proclamati l'ONU e siamo tutti chiamati a lavorare perché questi diritti siano rispettati. La scelta di svolgere questa iniziativa viene da una richiesta dei ragazzi e dalle assemblee, appunto, che i ragazzi hanno fatto in questi giorni in auditorium o comunque nelle loro aule. Ci siamo attivati immediatamente perché l'Istituto Bandini, ma insomma come tutte le scuole d'Italia, abbiamo un cuore e non è che lavoriamo solamente con schede di valutazione e griglie, ma abbiamo anche un cuore, e questo cuore e la nostra anima in questo momento battono a favore dell'Ucraina, contro, per la pace, contro tutte le guerre in qualsiasi scenario del mondo. Il Bandini fa parte di queste 100 scuole per la pace che ormai da parecchio tempo si sono formate in Italia. Abbiamo partecipato diverse volte alle marce della pace per Assisi, se ne vedono ancora gli striscioni in fondo in questa splendida aula magna, e abbiamo dato seguito appunto a una richiesta importante. Oggi ci saranno docenti universitari di Siena che presentano un po' la situazione sotto il profilo giuridico, storico, delle relazioni internazionali, e poi ci saranno le associazioni che agiscono nei corridoi umanitari, in modo particolare la Caritas e la Croce Rossa, e anche loro appunto spiegheranno che cosa sta succedendo. Avremo poi la testimonianza diretta di una signora ucraina, di una psicologa che abbiamo invitato e che parlerà direttamente ai ragazzi che è fuggita appunto dall'Ucraina e dirà loro che cosa sta accadendo in quelle aree e in quei territori. Ecco, le ha fatto piacere la curiosità, vedere la curiosità di questi ragazzi e la voglia di partecipare anche. È stato incredibile quello che è successo in questi ultimi 20 giorni a scuola, in questa scuola, ma io immagino in tantissime scuole italiane, perché gli studenti veramente si sono sentiti coinvolti e hanno voluto sapere, vogliono sapere e capire che cosa sta succedendo effettivamente, e in questa direzione ci siamo mossi proprio per offrirgli questa opportunità a dei livelli molto alti, insomma. Questa iniziativa in realtà nasce proprio da una proposta dei ragazzi, perché anche con i piccoli, cioè quelli del biennio, ma soprattutto con i ragazzi grandi delle classi quarte e delle classi quinte, c'era proprio questa curiosità, questo interesse, perché si sentono molto disorientati. Come ha ricordato proprio poc'anzi il professor Isernia, tante sono le informazioni, ma è difficile poi dipanarsi, insomma, in questo mare di informazioni e farsi una propria opinione, una propria idea. E dunque, specialmente per i ragazzi grandi, che insomma sono maggiorenni, è importante invece anche avere questa capacità di discernimento, di capire, provare a capire. E con il prezzo ci siamo un attimino confrontati, è stato abbastanza semplice trovare un momento di riflessione grazie proprio alla collaborazione con il professor Isernia di Scienze Politiche. E mentre rimaneva un pochino più complicato coinvolgere i ragazzi più piccoli del biennio, e allora abbiamo provato a organizzare questa giornata, ovvero abbiamo pensato di sensibilizzare i ragazzi del biennio, ovvero delle classi prime e seconde, con la dottoressa Anna Ferretti della Caritas diocesana, per una raccolta mirata, ma anche per conoscere quello che è appunto il territorio di Siena con la diocesi sta facendo a favore appunto dell'Ucraina e dei profughi ucraini.
Mentre per i ragazzi di terza abbiamo trovato la Croce Rossa Italiana, questo appunto a sezione qui di Siena, e in questo momento sono fuori con una macchina attrezzata portata appunto dalla Croce Rossa Italiana, e anche lì stanno il presidente qui di Siena sta spiegando loro come si muove la Croce Rossa negli scenari particolari come lo scenario appunto di guerra. Ecco, questo è comunque un grandissimo motivo di orgoglio per la sua scuola, per il suo istituto, per i suoi ragazzi. Sì, sì, sicuramente è un motivo di orgoglio, ma veramente ecco, è la scuola che deve aiutare i ragazzi nella crescita e nella loro formazione, quindi noi non facciamo null'altro che cercare di supportare i nostri ragazzi, e questo indirettamente aiuta anche noi adulti, anche noi professori, perché insomma poi è un coinvolgimento insomma reciproco, no? Ecco, questo è importante. E i ragazzi di quarta e di quinta, i ragazzi di quinta sono qui in auditorium ad ascoltare questa lezione magistrale del professor Iserne, fra l'altro sorprendente perché li sta coinvolgendo proprio praticamente. E i ragazzi di quarta, a causa del Covid, non possono essere in auditorium e quindi sono collegati dalle classi. E quindi ecco, spero poi che si possa aprire anche un dibattito. Questo è un po' l'organizzazione della giornata. Sono già stati preparati degli scatoloni con il materiale che è stato raccolto, e inoltre abbiamo cercato appunto di sensibilizzare anche i colleghi, insomma professori e personale ATA, per una raccolta in denaro da devolvere appunto alla Croce Rossa Italiana per l'Ucraina. Siamo con Pasquale Albano, membro della Croce Rossa Italiana, oggi qui a Siena all'Istituto Sallustio Bandini, per illustrare ai ragazzi quello che è il ruolo della Croce Rossa Italiana in una situazione assolutamente non semplice. Sì, abbiamo accolto volentieri l'invito della dirigenza, dei docenti tutti a partecipare a questa giornata formativa, perché crediamo fortemente che l'incontro tra le associazioni del territorio e le istituzioni scolastiche possa essere un buon trampolino di lancio per evitare o per quantomeno essere preparati qualora dovesse succedere qualcosa di pericoloso, definiamolo così. La situazione che stiamo vivendo è una situazione che potrebbe diventare pericolosa. Per il momento cerchiamo di organizzare il tutto affinché eventuali problemi possano essere risolti in maniera facile, anche perché siamo reduci da 2 anni abbastanza complicati, per utilizzare un eufemismo, e quindi la formazione è molto importante. Poi con ragazzi giovani è ancora più importante. Ecco, infatti abbiamo citato i 2 anni di Covid che sicuramente non hanno aiutato. Quanto è importante in questo momento il volontariato, l'ausilio dei ragazzi, dei più giovani, in questo momento sembra essere veramente indispensabile. Sì, purtroppo, e non è una colpa di nessuno, le istituzioni non sono state in grado di sopperire a tutte le necessità, e quindi il contributo del volontariato a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale è stato molto fondamentale, molto importante, proprio perché tante persone hanno riscoperto il piacere di poter aiutare il prossimo e anche nel proprio piccolo dare un contributo. Noi durante questi 2 anni di pandemia, ma come tutte le altre associazioni del territorio, abbiamo fatto molto, potevamo fare ancora di più, però è stato un buon inizio, e quello che ci è piaciuto è che tante persone si sono riavvicinate al mondo del volontariato.